Grazie di cuore per questa, grazie di cuore per questa generosa introduzione, e cercherò subito di chiarire il mio ruolo alla luce delle domande che sono state sollevate. Preciso subito, come già è stato detto, che io sono un libero pensatore, è stata usata questa formula nella quale mi riconosco appieno, respingendo invece la categoria di intellettuale che, come ho cercato di chiarire in un mio precedente studio che si chiamava Il futuro è nostro, ha un'accezione essenzialmente negativa oggi. L'intellettuale è colui il quale appartiene al ceto culturale che elabora quadri ideologici per giustificare l'ordine strutturale delle cose e le classi dominanti. Questa è la funzione nell'odierno quadro storico degli intellettuali, che si muovono a banchi come i pesci per seguire le correnti del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto che giustifica l'ordine mondiale iperclassista della globalizzazione senza frontiere. Per cui mi riconosco appieno nella definizione di libero pensatore, la integro specificando che mi ritengo altresì un allievo indipendente di Hegel e di Marx, di Gramsci e di Gentile, e naturalmente un seguace, sia pure distante nel tempo, della filosofia classica greca, senza la quale non può esservi l'Occidente tout court, e a maggior ragione potremmo dire la possibile rinascenza rispetto alla barbarie nichilista nella quale ci troviamo oggi. Come nacque Vox e su quali basi? In origine vi fu un'associazione culturale che tuttora esiste, che si chiamava e si chiama tuttora Interesse Nazionale, della quale fui uno dei soci fondatori, la quale aveva come obiettivo quello di svolgere attività culturale, elaborazione di pensiero critico e non allineato, valorizzazione del fatto culturale, come potremmo anche chiamarlo. Cosa accadde poi? Accadde che, come è noto, nell'agosto 2019 si assistette al precipitare rovinoso degli eventi. Il governo giallo-verde crollò miseramente, con anche una ingloriosa responsabilità dei suoi stessi artefici. A mio giudizio la causa prima del crollo dipese da tellurici movimenti nella politica globale che rimandavano direttamente a scenari ben più grandi di quello del nostro strapaesano mondo italico, mettevano capo invece al rapporto fra Stati Uniti, Cina, a un quadro storico in rapida evoluzione, rispetto al quale il governo giallo-verde, come sapete, si era collocato in una posizione alquanto originale, innovativa e talvolta ambigua. Pensate anche solo al rapporto con la Cina, pensate anche solo al rapporto con la Russia, pensate anche solo ad alcuni eventi importanti come il caso del Venezuela. L'Italia fu l'unico paese europeo a non appoggiare l'interventismo americano mediato dal prodotto in vitro della CIA che era Guaidó. L'Italia fu l'unico paese che eroicamente, vorrei dire, si oppose a quel classico interventismo umanitario che è il nome nobilitante che viene dato oggi all'imperialismo a stelle e strisce. Per tutte queste ragioni e per molte altre, il governo giallo-verde fu fatto cadere essenzialmente, con una novità curiosa da un certo punto di vista, che furono direttamente Salvini e Di Maio a portare lo scalpo del governo giallo-verde al padronato cosmopolitico, il quale procedette rapidamente, come sempre avviene, perché il padronato cosmopolitico, le classi dominanti sono celerrime nell'organizzazione del rapporto di forza, che subito procedette nella direzione sola possibile, che era quella di decaffeinare, per così dire, o neutralizzare, se preferite, il Movimento 5 Stelle, facendolo rifluire verso le sinistre fucsia, cosmopolite e liberiste, e facendo un uguale trattamento, riservando alla Lega, facendola rifluire verso le destre sovraniste e liberiste, che è la situazione nella quale ci troviamo oggi, dicembre 2019, dove, quale che sia la parte vincente, destra bluette o sinistra fucsia, vincerà in ogni caso il banco liberista. Intendiamoci, e su questo poi magari tornerò, la classe dominante cosmopolitica punta essenzialmente a una concezione cosmopolita e post-nazionale, quindi di preferenza si rivolge alle sinistre fucsia e al liberismo sans frontières. In seconda battuta, però, qualora questo progetto non andasse in porto, vi è
il piano B, come anche si chiama, che è quello di rivolgersi alle destre sovraniste liberiste di matrice thatcheriana, sì, per riprendere un'autrice prima evocata. Questo è lo scenario in sintesi, e rispetto a questo scenario Vox nacque nel settembre 2019 come tentativo di tradurre l'esperienza culturale di interesse nazionale in una forza politica che si mobilitasse e si orientasse nello scenario politico, portando avanti un progetto alternativo rispetto a questi due poli falsamente antagonistici e segretamente complementari, di una destra bluette e di una sinistra fucsia, o più precisamente di una destra verde bluette e di una sinistra giallo fucsia. Il polo di Vox Italie, che per inciso nulla ha a che vedere con il Vox spagnolo, che si ascriverebbe anzi idealmente nelle destre liberiste, quindi sarebbe nostro nemico, preciso subito, occorre precisare questo aspetto. Dire che il nostro Vox è l'analogo di quello spagnolo significa fermarsi alla questione nominale puramente, no? Nuda nomina tenemus, come diceva il nome della rosa. Sarebbe come dire che il giornale di Mentana, perché si chiama Open, è collegato direttamente con la fondazione Open, collegata invece ai finanziamenti di cui si sta discutendo. È chiaro che non c'entra nulla le due cose, il nome è per pura coincidenza il medesimo, ed è una pura operazione ideologica e non innocente quella di provare a far coincidere le due cose, evidentemente. Fatta questa piccola precisazione, vengo subito a chiarire il fatto che Vox nacque con la precisa volontà di creare ciò che mancava nello scenario politico, cioè una forza che fosse a un tempo sovranista, populista e non liberista, o se preferite sovranista, populista, democratica e socialista, cioè che al modello cosmopolita delle sinistre fucsia, del ci vuole più mercato, ci vuole più Europa, contrapponesse l'idea della sovranità nazionale come base ineludibile della democrazia e dei diritti sociali. Per inciso, non c'è esperienza di democrazia nel moderno, ve lo assicuro come storico delle idee, che non sia legata allo Stato sovrano nazionale. Ogni democrazia, più o meno democratica che sia stata, è sempre stata incapsulata nelle strutture dello Stato sovrano nazionale. Prova ne è che oggi, ogni qualvolta si producano transiti verso l'altrove rispetto alla democrazia, si stanno in realtà perdendo quote di democrazia. Chi dice superare lo Stato sovrano nazionale sta in realtà segretamente dicendo cedere quote di democrazia. Questo è il primo punto. Ma l'obiettivo era quello di contrapporsi anche al sovranismo liberista, di matrice thatcheriana, quello cioè che afferma in vero la potenza dello Stato sovrano nazionale, ma lo fa da un punto di vista squisitamente liberista, non socialista. L'idea, potremmo dire, che ci contrappone rispetto alle sinistre cosmopolite è già chiarita: l'esigenza di ripartire dalla sovranità nazionale come base della democrazia. L'idea che ci contrappone rispetto alle destre bluette sovraniste si compendia, se volete, in questa formula che traggo dalla filosofia di Michel Foucault: se le destre liberiste vogliono governare per il mercato, Vox Italie ambirebbe invece a governare il mercato, di modo che si potesse tornare a fare interventismo welfaristico, si potesse operare keynesianamente. Gioverebbe talvolta rimandare le sinistre fucsie alla scuola elementare della saggezza politica. Se si vuole il socialismo è necessario che vi sia lo Stato. Se il socialismo significa che lo Stato interviene nell'economia o che la politica interviene nel mercato, ne segue sillogisticamente che deve esserci lo Stato sovrano nazionale, tolto il quale è tolta in pari tempo la possibilità del socialismo. Chiusa la parentesi. Ecco quindi che si colloca Vox in maniera opposta rispetto alle sinistre fucsie cosmopolite, alle destre liberiste sovraniste, con l'ovvia conseguenza che verrà etichettato come esperienza comunista dalle destre liberiste e come esperienza fascista dalle sinistre cosmopolite, evidentemente, ma è una piccola pena da pagare per poter accedere al dibattito pubblico. Questo è nell'essenziale il punto fondamentale, che sintetizzerei in queste parole, che forse sono il programma, la base, il nucleo vivo del programma di Vox,
è questo: recuperare appieno la sovranità nazionale come base ineludibile per la democrazia e per il socialismo. Non possono esservi democrazia e socialismo fuori dai confini dello Stato sovrano nazionale. Più precisamente, occorre riaffermare la sovranità nazionale stante questo presupposto che così tematizzo e che è il fulcro poi del mio studio globalizzazione. Lo Stato sovrano nazionale può e deve essere socialista e democratico. L'economia post-nazionale senza Stati non sarà intrinsecamente mai socialista e democratica. Sarà semplicemente il trionfo neocannibalico delle classi più forti che in assenza dello Stato regolatore potranno imporre il primato dell'economico, cioè il primato dei più forti sui più deboli. Ecco perché, piccola parentesi su chi ci chiede con chi vi posizionate e contro chi, è chiaro che nell'odierno scenario politico non siamo né con le sinistre fucsia cosmopolite né con le destre liberiste sovraniste, ma è altresì vero che il nemico primario sono i cosmopoliti e non i sovranisti liberisti, con i quali si entrerà in conflitto se e quando si recupererà la sovranità nazionale, quando si tratterà di decidere se fare uno Stato socialista o uno Stato liberista, come invece vogliono loro. Ma il primo punto è recuperare la sovranità nazionale. Il padronato cosmopolitico punta anzitutto al cosmopolitismo puro, perché il cosmopolitismo supera la contraddizione dello Stato sovrano. Lo Stato sovrano nazionale, dicevo, può svolgersi in senso liberista o in senso socialista. L'economia senza stati nazionali è già decisamente liberista in maniera irrevocabile. Ecco perché la classe dominante oggi punta essenzialmente sul liberismo cosmopolita e non sul liberismo sovranista, sul quale ripiegherà solo all'occorrenza quando si ritornerà alle sovranità nazionali. Questo è l'inquadramento ideologico. Io, come è stato detto, mi ritengo un libero pensatore. Io penso, scrivo, insegno, mi occupo di filosofia e sono felice che un gruppo di amici e di persone di buona volontà abbiano deciso di trarre ispirazione dalla mia pur modesta elaborazione concettuale per darle, come dire, un fondamento politico. Questo è il punto fondamentale. Vox nasce su questo fondamento e questo è il mio ruolo essenzialmente di ispiratore culturale. A questo punto vorrei inserirmi per spiegare qualche attimo, rubarvi qualche attimo per spiegare bene a questo punto che cosa è Vox, che cosa vuole essere. Innanzitutto Vox è siamo noi perché non abbiamo dietro personaggi di grido, lui è il nostro unico rappresentante mediatico, diciamo, indirettamente per la comunione di idee e di ideali. È fatto da gente normale che vuole creare una comunità. È la cosa essenziale perché un paese possa essere, e nel caso nostro tornare ad essere democratico, presuppone la partecipazione dei cittadini, la consapevolezza dei cittadini. Quindi Vox parte in questo modo, cercando di raccogliere la vostra partecipazione. Quali sono? Diego parla, parlando molto bene, fa delle annotazioni, mette dei focus sul concetto di socialismo, di liberismo. Io vorrei richiamare, e a noi ci hanno detto siete di destra, di sinistra, quali valori? Valori costituzionali. I valori costituzionali sono la somma di un quadro, che danno un quadro perfetto, perfettamente armonico di una società dove compaiono le varie forme, sia a livello economico che a livello sociale, le multiforme, e trovano un modo di convivere in modo armonico sotto una regia. Ecco perché l'importanza dello Stato-Nazione, perché la regia deve essere delle istituzioni, una regia rappresentativa del nostro mandato, per cui ritorniamo sempre alla sovranità del popolo, alla sovranità dei cittadini, che con il voto deleghiamo delle persone che amministrino il nostro tesoro, che amministrino il nostro lavoro. Una delle prime cose che ho imparato studiando economia negli anni passati è la differenza fra ricchezza reale e ricchezza finanziaria. La ricchezza reale siamo noi,
che la produciamo con il nostro lavoro. Quello che noi utilizziamo, tutto quello che abbiamo intorno, dai vestiti, ai tavoli, alle sedie, alle telecamere, l'abbiamo costruito con il nostro ingegno e con le nostre mani. Questi oggetti che noi utilizziamo sono la nostra ricchezza. La moneta, cioè quella che viene chiamata ricchezza finanziaria, è quella cosa che serve per scambiare questi beni. Noi con il nostro lavoro prendiamo una quantità di unità di conto, che è moneta, dei beni che anche gli altri producono, e attraverso questa noi ci scambiamo i beni. Ora, la regia di questo sistema economico, oltre che sociale, istituzionale, valoriale, deve essere organizzata da uno Stato-nazione, perché se noi perdiamo il controllo di questi processi, arriviamo al macro-Stato, agli Stati Uniti d'Europa, dove non c'è più un governo, dove non c'è più un popolo di elettori, che non eleggiamo più nessuno, saremo governati da soggetti non eletti. A quel punto non avremo più la nostra forza di cittadini, di base, di popolo. Chi è che acquisterà, come sta acquistando, il potere assoluto? I mercati, il grosso capitale, quello finanziario e quello economico. Allora, qui si pone un problema grande. Per fare questo grande cambiamento culturale, in cui, ripeto, non solo politico ma anche culturale, abbiamo una bandiera eccezionale in Diego, che apro e chiudo una piccola parentesi, abbiamo il piacere di avere qua oggi, quando in oltre 20, quasi 30 città c'è stata la presentazione di Vox, e in tutta Italia oggi, nel primo giorno della presentazione di Vox, abbiamo Diego qui con noi. Quindi un grande applauso e lo ringraziamo. Noi, più di altri dei nostri amici che sono in tutta Italia, stanno così percorrendo, iniziando il nostro percorso, abbiamo l'obbligo morale di onorare questa giornata con la sua presenza, e dobbiamo in parole povere far bella figura con lui nei prossimi mesi. Detto questo, si impone, e qui dopo ripasserò la parola a te, Diego, perché vorrei che tu sottolineassi l'importanza di questo aspetto, perché quando lui ha coniato il termine valori di destra, non sono valori intesi in senso valori assoluti, sono valori di riferimento che rappresentano le regole, i punti di riferimento per un vivere sociale. Se è vero che l'essere umano è un animale sociale e nasce dalla relazione di un uomo e una donna, è normale che da questa relazione, quindi abbiamo un esempio sublime di questo tipo di unione, nasce da una relazione. Da una relazione si entra in relazione con altri soggetti, e tutto è relazione. In questo, quando qui entriamo nella sfera dell'etica, nella sfera forse anche dei valori esistenziali, in cui Diego ci richiama quando parla valori di destra e di sinistra. Non ci può essere un cambiamento se noi abbiamo la moneta sovrana, diamo la pensione più alta a tutti e diamo un buon stipendio ai dipendenti pubblici e togliamo le tasse alle imprese. Non è sufficiente, perché se noi non cresciamo come individui, non impariamo a convivere, non impariamo a relazionarci e non impariamo a cooperare, la nostra non è una vita, è una barbarie, come oggi sta diventando. Perché la grande differenza fra l'ideologia, chiamiamola ideologia, nostra e di Diego, e quella liberista, dove sta? Sta che loro hanno una parola come chiave di lettura del loro messaggio, che è competitività. Premetto, cari signori e cari amici, che io sono un imprenditore e so cosa vuol dire, ma so ancora meglio cosa vuol dire cooperazione. Allora la nostra parola chiave è cooperazione. E qui si apre un universo sconfinato dove potremo essere nel futuro, mi auguro, sempre continuamente accompagnati dal percorso, perché anche lui, per quanto sappia, ce la racconti bene, non ha la verità in tasca. Però chi vuole intraprendere un cammino può avere il migliore compagno di viaggio che può avere al mondo, è Diego Fusaro. Altro applauso. Questo vale per me e
io sono uno che non faccio complimenti a vuoto, non sono uno che mi piace insaponare nessuno, però ho piacere di dire quello che penso e sono veramente, veramente grato a Diego che ha imbracciato questa battaglia e io, come uno dei tanti peones dei soldati di retroguardia, siamo pronti a sostenerti. Vorrei, citerei che tu potessi così sottolineare l'importanza di questo aspetto, che è l'aspetto valoriale ed etico, che deve aiutarci a entrare fra di noi in una relazione migliore. Grazie.